Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros al profesor Stefano Zamagni, que nos acompaña. Buongiorno, profesor Zamagni. Buenos días, buenos días. Inicio con una pequeña presentación del profesor para que quien no lo conozca sepa de quién hablamos. El profesor Stefano Zamagni es profesor de economía en la Universidad de Bolonia, vicedirector. Vice Director, Vicedirector y Senior Adjunct Professor of International Political Economics en la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, SAIS, en Europa. También es miembro del Pontificio Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, donde desde el 2019 también se desempeña como su presidente. Es miembro de varias juntas directivas o editoriales, editor de varias revistas y autor o editor de una variedad de libros. También recibió múltiples premios, incluyendo doctorados honoris causa de varias universidades, entre otras de la nuestra, la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Es también miembro de la Academia de Ciencias de New York, miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia, Módena y Milán, y titular de la cátedra Vera en Stefano Zamagni Professorship in Development Economics en la Johns Hopkins University SAIS Europe. Durante el año 2016, desde la fundación de los Premios Razón Abierta entre la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, el profesor Zamagni ha trabajado como miembro de su jurado internacional. Es un gran honor haberla con nosotros, profesor Zamagni. L'onore è tutto mio e sono molto contento di interagire con gli amici della prestigiosa Università Francisco de Vitoria. Grazie. Vorrei iniziare chiedendo sul suo lavoro, come ha cambiato a causa della pandemia, non ovviamente parlando sul cambiare di lavorare a casa, ma piuttosto in che modo la sua ricerca e il suo lavoro in economia sono stati cambiati dalla pandemia. È vero. L'organizzazione pratica è stata mutata per ragioni ovvie e non mette conto dirle. Però, per quanto riguarda l'influenza di questo evento straordinario sul modo di concepire la problematica economica, le conseguenze sono state tante. E infatti sono riuscito da poco a terminare un libro che non avevo in animo di scrivere e che ho scritto proprio in conseguenza di questo fatto. In particolare tre punti mi hanno obbligato a ripensare il modo di organizzare l'attività economica. Il primo è quello che concerne la totale assenza nel discorso economico mainstream, cioè quello ufficiale, di quella virtù cardinale che è la prudenza. E cioè l'economia, mentre agli inizi, quando questa scienza è nata, la prudenza ha sempre giocato un ruolo importante, negli ultimi mezzo secolo, 50 anni, vediamo che questa è uscita. Perché? Perché è prevalso l'approccio cosiddetto del cortotermismo, cioè del short-termism, come si dice in inglese, rispetto alla prospettiva di medio-lungo termine. Ricordo che prudenza viene dal latino providentia, e in latino providentia vuol dire la capacità di guardare avanti, di guardare lontano. Invece, oggi in economia non si ragiona così. Un esempio più chiaro non si potrebbe sperare è quello delle imprese, le quali producono il bilancio, il balance sheet, ogni 3 mesi. La cosa è, ma perché? Perché quello che importa è massimizzare il profitto, cioè la ganancia, nel breve termine, senza curarsi delle prospettive future che riguardano la vita dei lavoratori, dei consumatori, delle comunità. Ecco allora che questa mancanza di prudenza ha giocato un ruolo molto negativo nei confronti della pandemia, o pandemia come diciamo noi. Perché? Perché questa pandemia era stata prevista esattamente 10 anni fa, quando negli Stati Uniti uno studioso americano, Quammen, aveva pubblicato questo libro, che oggi è noto in tutto il mondo,
dopo 10 anni, che si chiama Spillover, e il sottotitolo è L'emergenza delle pandemie nelle nostre società. E lui aveva previsto 10 anni fa quello che è successo. Non solo, ma nel settembre del 2019, quindi 3 mesi prima dello scoppio della pandemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva pubblicato un rapporto intitolato The World at Risk, cioè Il mondo a rischio, nel quale l'organizzazione, rivolgendosi ai capi di Stato e di governo dei paesi che aderiscono, li invitava a provvedere immediatamente a fare, ad accumulare, a fare incetta di mascherine, di ossigeno, eccetera, perché sarebbe di lì a poco scoppiata la pandemia. 3 mesi dopo, perché questo succedeva a settembre, 3 mesi dopo la pandemia si era verificata. Questi sono e altri esempi. Allora, che cosa dicono? Che quando si butta via dal discorso scientifico, in questo caso economico, il riferimento a una virtù come la prudenza, queste sono le conseguenze. Questo è il primo. Il secondo punto che mi ha fatto pensare è di natura più, se vogliamo, filosofica. Ed è il seguente. Cosa hanno messo in evidenza gli eventi di questi 4 mesi? Il cosiddetto smart working, l'uso delle nuove tecnologie, e tutti sanno quanto è stato utilizzato questo nuovo strumento. Ma nel sottofondo sta emergendo un'altra tendenza, che è quella di molto ben espressa da una frase che è stata utilizzata recentemente da un CEO di una grossa impresa, corporation americana, che è la Steer Tech in Maryland. Questa frase è: gli esseri umani sono a rischio biologico, le macchine no. Questa è una frase potentissima, perché dice che ormai l'uomo è in pericolo. E quindi bisogna fare a meno dell'uomo, perché le macchine sono più sicure, garantiscono di più. Come noi sappiamo, questa è l'idea del progetto transumanista, il quale ha la sua base teorica e la sua roccaforte in California, dove vicino a Los Angeles è nata 15 anni fa la University of Singularity, l'università che è l'università che persegue il progetto transumanista. Trans in latino vuol dire oltre. Quindi il progetto transumanista non è contro l'uomo, come molti pensano, è un errore, ma è oltre l'uomo. Cioè l'idea è quella di superare i limiti dell'essere umano. E questa pandemia sta portando acqua a questo mulino. Cioè sta portando rinforzo a questa tesi, perché molti stanno dicendo, anche alcuni grossi nomi, che adesso non cito per ragioni di tempo, vedete, se non ci fossero state le nuove tecnologie, intelligenza artificiale, machine learning e via discorrendo, cioè il digitale, in questi mesi sarebbe stato un disastro. Che è vero dal punto di vista dei fatti, però nasconde il pericolo di pensare che guardando al futuro si possa fare a meno dell'uomo. Il terzo messaggio che mi è arrivato è quello che riguarda il problema propriamente educativo. È vero che in questi mesi, non potendo i ragazzi, i bambini, andare alla scuola, il cosiddetto insegnamento a distanza, insegnamento da remoto. E quindi si sta affermando oggi, e ci sono alcune voci autorevoli, che dicono: vedete, non c'è più bisogno che la scuola abbia i professori, i maestri, le maestre, eccetera, perché i bambini possono imparare stando a casa loro e ricevendo via computer, via nuove tecnologie, gli insegnamenti. Qual è il pericolo in questa posizione? Che si confonde la istruzione con l'educazione.
E questo è un punto su cui noi tutti, la categoria a cui io appartengo, quello degli accademici, noi abbiamo una grossa responsabilità, perché negli ultimi decenni abbiamo fatto credere, sbagliando, che l'educazione sia la stessa cosa dell'istruzione. E invece no. Tu puoi istruire un'altra persona a distanza, ma non la puoi educare a distanza, perché l'educazione è un bene relazionale, relational good si dice in inglese, e cioè l'educazione presuppone un rapporto diretto tra lo studente e il docente. E quindi, se prevale questa linea, quale potrà essere la conseguenza? Che non avremo più bisogno dei professori che vanno nelle aule, nelle stanze, a stare e vivere assieme agli studenti. E questo è un rischio che è molto potente. Perché? Perché dal punto di vista economico questa linea, questa posizione è conveniente, perché si risparmiano tanti soldi, perché si risparmiano gli stipendi, i salari dei professori e di tutti gli altri che concorrono. E allora molti sono invogliati a seguire questa indicazione. Ora, questa è la ragione una delle ragioni, non la ragione unica, per le quali, ad esempio, Papa Francesco ha convocato il prossimo 15 ottobre a Roma questo summit per chiedere a uomini di governo delle grandi istituzioni di siglare quello che lui ha voluto chiamare il Global Pact on Education, cioè il patto globale sull'educazione. E uno dei punti è proprio questo. Non illudiamoci che l'educazione possa essere sostituita dalle macchine. Le macchine sono importanti, sono molto utili, ma non sostituiranno mai il bisogno che i giovani hanno di felicità. Non c'è nei giovani solo il bisogno della conoscenza, perché se fosse un problema solo cognitive, si potrebbero usare le macchine, ma il giovane ha bisogno anche di relazionamento e soprattutto di essere aiutato sulla via della felicità. Ecco, allora questi tre, ce ne sono altri, ma questi tre punti mi sono molto serviti, in parte per confermare alcune mie idee precedenti, ma soprattutto per darmi la conferma pratica che quello che si poteva temere, in effetti oggi si sta realizzando. Molto interessante. Posso approfondire un po' su questo che ci ha detto? Che tipo di conversazione dovrebbero avere allora i professori con gli studenti delle università cattoliche, piuttosto, no? Delle pubbliche, per esempio, in particolare con loro che, gli studenti che stanno per finire i suoi studi, riguardo il loro futuro che entra in una recessione come quella che stiamo svolgendo adesso? Cosa potremmo dire ai nostri studenti? Direi che un modo per rispondere a questa domanda molto importante è quello di distinguere tra problemi di scelta e problemi di decisione. Per colpa sempre di certi cattivi intellettuali, si tende a far credere che sia la stessa cosa, e invece non è così. Un problema si definisce di scelta quando il soggetto, soprattutto giovane, è chiamato a selezionare una opzione tra un insieme di opzioni già tutte note al soggetto. L'esempio che io faccio per farmi capire è quello del ristorante. Quando vai al ristorante, il cameriere ti porta il menù, tu leggi quello che è scritto nel menù e scegli il piatto che quel giorno più ti piace. Questo è un problema di scelta. Per risolvere problemi di scelta, cosa ci vuole? La razionalità. Ci vuole un criterio di razionalità. Ed è quindi chiaro che, siccome tutti noi dobbiamo scegliere, l'istruzione serve proprio a questo, a fornire al giovane quei criteri di razionalità che lo aiutano a scegliere. Cos'è invece un problema di decisione? Decidere in latino vuol dire tagliare.
tagliare, to cut. E qual è il senso? Un problema di decisione è quando il soggetto deve selezionare una opzione tra tante senza conoscere i termini delle opzioni, non li conosce. E quindi deve per forza operare questa selezione perché altrimenti peggiora la situazione. E allora ecco che per risolvere il problema di decisione la razionalità non basta. Ci vuole fare ricorso ad un'altra categoria che è quella che i greci chiamavano la phronesis, che in greco significa la saggezza, e che in spagnolo si dice sabiduria, sabiduria. E la saggezza non è la stessa cosa della razionalità, perché la saggezza ti dà che cosa? La bussola. La razionalità ti dà invece la mappa. Capite? Qual è il problema di decisione principale? Quello dell'esploratore. L'esploratore che comincia a esplorare un territorio di cui non conosce niente, come fa? Deve decidere se andare sulla via di destra o di sinistra, però non conosce il territorio, quindi non può applicare il criterio di razionalità. Deve fare appello alla saggezza, cioè a quella che appunto i greci, Aristotele chiamava phronesis, che è una virtù. La razionalità non è una virtù. La saggezza è una virtù. Ecco allora, per rispondere alla tua domanda, quello che un'università, soprattutto un'università cattolica, deve trasmettere ai suoi giovani nel momento in cui lasciano l'università al termine del corso è esattamente questo. Devo offrire loro la bussola. La bussola è quello strumento che non ti dice il sentiero esatto, ma ti dà la direzione. La bussola indica il norte, cioè ti dà la direzione di marcia. Poi tu ti arrangi a trovare il sentiero. Ecco allora qual è il compito fondamentale di un'università cattolica: dare in senso metaforico a ciascuno studente che lascia l'università questo strumento che è piccolo, perché la bussola è come un orologio che indichi la direzione di marcia. E sarebbe bene che in senso metaforico le università, ricordo a futura memoria, a tutti gli studenti che lasciano l'università, perché rimane nella mente dire: ecco, mi ha indicato qual è la direzione di marcia. Ed è ovvio che a questo si arriva attraverso la preparazione che viene svolta nei mesi e negli anni precedenti la uscita dall'università. Però questo è oggi il problema che io vedo, stando in mezzo ai giovani, fondamentale. Oggi il giovane è inutile insegnargli certe tecniche, perché ne sa più di me. Io non pretendo di insegnare loro, ad esempio, tutte le tecnologie del digitale e come ottenere le informazioni, perché loro sono più bravi di me. Quello che loro aspettano da me, invece, è che li aiuti a trovare il sentido, quello che si chiama il sentido. Ed è interessante che 3 giorni fa, Papa Francesco, in un discorso rivolto, pronunciato a Roma e rivolto alla Scholas Occurrientes, che è una istituzione che io non conosco bene, ha detto: dobbiamo pensare ad una lo dico in spagnolo, un'universidad del sentido, parole sue. Cioè, l'università oggi deve soprattutto pensare a risolvere il problema del senso, del sentido. Non perché insegnare le tecniche della matematica, della fisica, dell'economia non sia importante, è chiaro che è importante, però oggi è più importante dare il sentido. Quindi siamo oggi in una situazione veramente di cambiamento profondo rispetto al passato. Però, se ci pensiamo, questo vuol dire tornare alle radici, perché la parola scuola viene dal greco scolè, e scuola in spagnolo deriva dal greco scolè, e la scolè era quello che ho detto. Socrates e Aristotele insegnavano anche
le nozioni, ma soprattutto insegnavano a essere saggi. Basta leggere alcuni brani dell'Etica Nicomachea di Aristotele per capire. Quindi oggi siamo nelle condizioni in cui scopriamo la necessità di tornare alle radici, quando è nata quella gloriosa istituzione che è appunto la scuola. E la stessa cosa vale per l'università. Io ricordo sempre l'università occidentale, la prima del mondo, è nata a Bologna, esattamente nell'anno 1088, 1088. E se noi andiamo a vedere gli statuti dell'Università di Bologna di quasi 1000 anni fa, un po' meno di 1000 anni fa, vediamo che c'era esattamente questa intenzione. Poi abbiamo dimenticato per tutta una serie di ragioni, ma oggi ho visto, soprattutto in America, che c'è un ritorno al significato originale dell'università e della scuola. Tante, tante grazie, professor Zamani. Questo è stato molto, molto interessante e un gran aiuto per i nostri professori e anche per i nostri studenti. La ringrazio moltissimo. Grazie, arrivederci.